Ciao amici di Fungo Magia, un saluto da Macinetto. Oggi siamo qui a caccia di boletacee, sono le 6:20 del mattino, come potete vedere c'è luce, sono ai margini di un castagneto che bacia praticamente la faggeta alle mie spalle. Sono mezz'ora che cammino dopo che ho lasciato la macchina e in effetti si vede, ci fa un caldo esagerato, si muore, si suda a più non posso. Vabbè, comunque finalmente ho trovato il primo estatino, ve lo mostro subito. Eccolo qua, vedete i ricci delle castagne. Ok, questo è il primo della battuta, speriamo di aggiungerne altri. Allora, stiamo faticando, però suppongo di essere nel posto non giusto o che sono arrivato in ritardo, perché sto trovando dei funghi abbastanza maturi. Ora vi mostro tre coccodrilli e ve li mostro subito. Ok, vedete, stavo salendo su per queste rive scoscese quando lì vedo qualcosa, e lì pure. Qui ci sono uno, due e tre. Ora li raccogliamo. Vediamo un pochino come sono, Sembrerebbero belli. Bastava arrivare qualche giorno prima, ragazzi. Qualche giorno prima. Peccato. Che coccodrilli. Che coccodrilli. Ok. 1, 2, 3. Ragazzi. Estivalis. E ci faremo il sugo. Ragazzi, il posto è ripidissimo, guardate, non so se rendo l'idea, ma è veramente fantastico, un bosco veramente pronto, bagnato, c'è un sacco di vita fungina e qualche volta qualche pezzo si trova. Dopo aver trovato quelli là un po' più maturi, vedete qui su questo punto un po' discesa c'è un tronco, e alle spalle di questo tronco guardate che bel statino che ci fa una bella sorpresa. Guardate qui che meraviglia, guardate qui che spettacolo, che profumo, ragazzi, vi manda in estasi, spettacolo. Oggi tutti funghi sudati, ragazzi, a parte un caldo esagerato, ma camminando, arrampicandosi qualcosa si trova. Scusate il fiatone, ma come finché ci sono queste rampe qua, anche un allenato sicuramente soffia. Di qua vedo qualcosa, guardatelo là, lo vedete? Lo andiamo a cavare insieme, ci riusciamo, Guardatelo lì. Ok, guardate qui che meraviglia, guardate che belle stivalis. Anche qui la lumaca ha fatto il suo pranzetto, Allora stacchiamo così e lasciamo un po' la lumachina. Peccato perché è perfettamente sano. Va bene, continuiamo. Guardate là, ragazzi, mamma mia che ceppo, senza che ci ammazziamo. Che ceppo, lo vedete? Oh mamma mia, che fungo, ragazzi, e come potete vedere attaccato ce n'era un altro, e qua c'è il cappello, guardate
il cappello che è sano. Andiamo dentro, guardate qui, guardate. Ragazzi, estivalis sudati chiaramente, eh? Andiamo avanti. Si cammina e si fatica per riempire la cerlita. Allora, stavo guardando un fungo più o meno da questa distanza, da 6-7 metri. Poi chino la testa una quindicina di metri più in basso, vedo un altro fungo. Lo caviamo insieme, venite. Vedete lì? Guardate che meraviglia. Guardate qui che spettacolo. Ok, ragazzi, estivalis, lì sotto ce n'è un altro, poi li puliamo insieme. Guardate qui, vedete lì che meraviglia. Lì ce n'è anche un altro, guardate, uno, un altro, e là c'è uno vecchio che lo lasciamo perché ha già fatto il suo corso. Dai, proviamo intanto questi. Colli lunghi, ragazzi, perché c'è tanta foglia, vedete? Okay. No, bastoni no, collo lungo, collo lungo. Ok. Bam. Presino. E vai. Oh oh. Oh oh. Aspetta. Oggi troviamo i funghi, ma le lumache sono arrivate prima di noi. Coccodrillo, anche questo qui, le lumache hanno fatto il loro percorso, però il fungo, dai, non è male, chiama pure, guardate come chiama, ora vado a vedere lì se qualche suo fratellino ci fa visita. Guardate un pochino lì, anche se è un po' maturetto, direi, perché con sto caldo qui non presto a maturare. Ok. Però è sano, maturo, lasciamo il pezzetto per le lumache e andiamo avanti. Finalmente un altro bel estivalis, bello giovane, e ve lo faccio vedere. Voilà. Voilà. Bello. Un collo lungo. Molto bello. Wow. Qua la vegetazione è sempre fitta, quella della faggeta ad alto fusto. Stavo percorrendo questo semipiano quando mi è caduto l'occhio su un estivalis maturo. Andiamo a vedere insieme. Vedete come balla? Perché il gambo è già andato, se lo sono già mangiati, però il cappello è sano. Vabbè,
Teniamo il cappello, lo secchiamo. Allora ragazzi, diciamo che la cavata si sta facendo interessante. Stiamo altalenando da funghi, diciamo, molto maturi a funghi molto giovani. Quindi diciamo che c'è un bel purpurì e sono veramente felice perché riesco a condividere con voi un sacco di funghi. Però le videodediche che avevo promesso alcuni dei miei follower, chiaramente li spostiamo a sabato prossimo, che avrò una giornata abbastanza lunga da poter dedicare alla battuta di funghi. Stamattina ho veramente pochissime ore perché poi sennò la macinina mi impicca e devo chiaramente cercare di sfruttare il tempo più possibile. Quindi tra raccolta, cammino e riprese devo chiaramente perdere meno tempo possibile. Spero che voi mi possiate perdonare, ma è solamente spostata a sabato prossimo, ok? Ora raccogliamo questo, ve lo faccio vedere, questo fungo veramente dipinto. Guardate qua che meraviglia! Ci ne attacchiamo su di qui. Mamma mia, mamma mia, che bambino. È ripido, ma mamma mia che meraviglia. Ragazzi, stacchiamolo che è massiccio. Porca miseria. Che fungo, ragazzi, spettacolare, ragazzi, che fungo. Oh, mamma mia, che meraviglia. Bello, bello, bello. Sono tutte rive e canaloni, ma ragazzi, ogni tanto ci regala veramente delle bomboniere. Bisogna che taglio il bosco in questa maniera, se no c'è da spaccarsi le gambe. Guardate qui che roba! Che fungo, ragazzi! Che fungo! Mamma mia! Ma stai scherzando! Guardate! Ci sono anche due funghi pigna. Ma guardate qui che fungo! Ragazzi, guardate! Mamma mia, che bestia, ragazzi, che bestia. Mamma mia, ragazzi, stacchiamo. Porca miseria, che fungo, ragazzi, che fungo. Di questi funghi pigna poi vi farò un video, Allora. Aspetta. Big monster. Ma queste, ragazzi, sono soddisfazioni. Funghi sudati, ma ve lo giuro, mamma mia che goduria. C'è veramente un caldo micidiale. Però devo dire che anche se ripido, però in faggeta si sta bene, si suda perché si ci inerpica. Porca miseria, guardate lì cosa c'è. Ma che bombolotto, lo caviamo insieme, ragazzi. Ma sì, bello massiccio. Oh, che meraviglia. Andiamo un po' più su qui sul piano, perché più o meno non ci ammazziamo. Guardate lì che roba, sempre più massicci. Massive, molto massive. Bellissimi.
gerla si sta riempendo. Qui ci sono arrivate anche qua, cari ragazzi, le lumachine ci danno dentro. Ciao amici di Fungo Magia, un saluto da Macinator. Bene, siamo giunti alla fine di questa fantastica battuta a boletace. Chiaramente non sono riuscito a recuperare tutti i funghi in registrazione, anche perché sennò diventava troppo lunga. Ho cercato di fare, diciamo, le registrazioni in punti un po' meno scoscesi, perché questa volta ho dovuto comunque veramente inerpicarmi. Non è stato facile, perché comunque sono tutti funghi sudati, sono dovuto andare in zone molto ripide, però insomma qualche fungo l'abbiamo trovato, qualcuno un po' più maturo, qualcuno più giovane, insomma c'è di tutto un po'. Vi mostro tutto il raccolto. Direi che questa qui, quest'anno nel 2023, la prima gerla che faccio, e ve la dedico veramente con tutto il cuore. Tutti i Boletus estivalis, insomma non ci possiamo lamentare, che dite? Una bellissima raccolta, anche se, come dicevo, sudata, perché comunque, a parte che ci sono delle temperature veramente disumane, ma grazie alla frescura degli alberi, insomma, ci ha dato modo comunque di non patire poi più di tanto il caldo. Bene, io concludo questa fantastica raccolta, questa battuta di porcini. Ci risentiamo al più presto con una nuova battuta, una nuova avventura ai funghi. Mi raccomando, seguitemi sul canale, se vi fa piacere iscrivetevi, mettete un bel mi piace, se avete bisogno di commentare, commentate sotto qua al video. Vi abbraccio tutti quanti, ciao dal mondo di Fungomagia, ciao dal Macina.